Ciao a tutti, stavolta siamo arrivati lunghissimi, chiedo scusa, il lavoro oggi mi ha assorbito non poco e Nerdvana mi ha anche assorbito un'altra ora, per cui siamo qui un po' in ritardo, abbiate pazienza. Che cosa facciamo oggi? Come tutte le settimane vi faccio un minimo di riassunto, vi racconto qualche curiosità, vi dico qualche mia impressione, un po' di recensione, un po' di emo, un po' di hype, un po' di mind blowing, vi dicendo comunque per quello che riguarda questo capitolo 14 e stiamo arrivando alla conclusione, mancano due capitoli per la fine della stagione che si preannuncia decisamente esplosiva. Allora, partiamo subito con il titolo che è La Tragedia, The Tragedy, scopriremo dopo il perché, ma in realtà è un titolo un po' che non mi torna col succo della puntata, da un certo punto di vista sì, da un altro certo punto di vista no, però insomma diciamo che come titolo mi sembra un po' eccessivo per quello che poi vedremo durante la puntata. Ma partiamo, siamo subito sulla Razor Crest, inaspettatamente arrivano su Titan, per cui mi aspettavo che ci fosse un altro paio di quest prima di vedere questo pianeta molto importante per la storia, invece niente, arrivano immediatamente. Il mando è con Grogu sulla Razor Crest, si diverte un sacco a chiamarlo Grogu, lui si gira, Grogu, lui si rigira e lui ride il mando più volte, sta cosa fa molto ridere e fa anche molta tenerezza, perché cementa questo rapporto che c'è tra i due, tra padre e figlio, figlio un po' basso, con le orecchie verdi e con tutto verde, molto nano, con un potere incredibile. Bene, in questo contesto non si capisce bene che cosa succeda, lui tira un gran bestemmione, Dank Farrick lo pronuncia per l'ennesima volta, perché Grogu riesce a tirare il famoso pomello di cui è feticista completo, troppo veloce, non si capisce, usa la forza in maniera molto cruenta, non lo so, però lui si incassa, ma non ho ancora capito perché si è incazzato di base, però insomma probabilmente perché sta cominciando a capire che prima o poi dovrà separarsi da questo piccolo tenerissimo animale, che è una roba che tutta la volta mi stringe il cuore, e gli calza un bestemmione, ecco, secondo me è un po' questo. Bene, arrivano su Titan e qui cominciano un po' di cose che sono ancora da studiare, non ci ho ancora avuto tempo, devo un po' capire, scusate la mia dislessia, che cosa c'è che non va in questo contesto, perché di base nel canone canonico, per cui parliamo di cose che fanno parte di questo universo e non più del Legends, Titan è nell'orlo interno, anzi del deep core, come si dice in gergo, per cui proprio dentro. Invece qui non si capisce, nella mappa sembra facente parte dell'orlo interno, ma è ancora da verificare, mentre poi più avanti un personaggio dirà sì, ma è strano, perché questo settore dell'orlo esterno dovrebbe esserci la Repubblica, perché succede questo? Per cui ci sono un po' di incongruenze che sono da verificare, speriamo di verificarle prima noi, oppure speriamo di vedere qualcuno che ce le verifica con un Twitter e via dicendo, non importa. Arriviamo su Titan, il tempo stringe, per cui bam, vedono subito questo bellissimo, questa sorta di tempio megalitico preistorico che riguarda la forza. Al centro di questo tempio, logicamente, perché questo servirà poi per tutta la storia che vedremo successivamente, la Razor Crest la deve parcheggiare di fianco, perché non c'è spazio, è proprio sul monte, sulla cima di una sorta di collina. Molti dicono che sia Fanano, potrebbe anche starci, ci sta un po' così, corna alle scale, Fanano sembra un po' una collina degli Appennini, c'è questo mega coso e non c'è posto per la Razor Crest, per cui parcheggiano la Razor Crest e arriva il Funko Pop, che è già uscito da settimane, in cui vediamo il Mandaloriano col piccolo Grogu in braccio. Bene, a terra vediamo queste rocce piegate verso l'interno, molto carino, e al centro c'è una palla, cosa molto interessante questa palla, che ha una fascia con alcuni geroglifici, delle rune, una sorta di runa che riguarda un po' la preistoria della forza e del mondo Jedi. Queste rune probabilmente le abbiamo già viste, anche le palle, in questo senso, nel senso più interessante della cosa, abbiamo questa palla con questa sorta di striscia piena di queste rune e le abbiamo già viste, sapete dove? In Jedi Fallen Order, non è proprio la stessa cosa, ma comunque ci sono queste enormi sfere con questa fascia centrale con tutte queste rune, credo che sia un rimando voluto, anche perché in Jedi Fallen Order andiamo a scavare su quello che sono i tempi Jedi, i tempi della forza, la preistoria della forza, per cui diciamo che c'è un principio di connessione. Il mando posiziona Grogu su questa semisfera o questa sfera sepolta per metà, non succede niente, non succede ancora niente, non capisci, vabbè, vediamo cosa succede, cerca un interruttore molto divertente, a un certo punto si sente un suono strano, Grogu alza gli occhi e papà,
bam, arriva la prima bomba nei primi 5 minuti, cioè vediamo la Slave One, la tanto attesa, la vociferata e la presupposta, insomma, un minimo ce l'aspettavamo, la Razor Crest, la Slave One, sono in brodo di giugno, scusate, per cui arriva nel cielo col suo suono inconfondibile e punto, cioè non c'è molto da dire, se c'è la Slave One ci può essere solo un personaggio e tarda pochissimo. Il mando si caca addosso, c'è da notare una cosa molto importante, sono dettagli, ma io le noto, in questa scena il mando ha un casco con certi tipi di proporzioni per quello che riguarda il divisor, punto. Successivamente ne avrà altri due, non ho capito questa cosa, ma vabbè, sono dettagli, giusto per raccontarvi qualche curiosità molto 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 fine. Il mando si precipita, si caga un po' addosso, guarda sotto, vede che a terra questa Slave One, scende un personaggio incappucciato, lui non capisce, si gira e c'è questa scena memorabile, meravigliosa secondo me a livello poetico, vediamo Grogu in posizione, nella stessa posizione che con cui sedeva Luke in The Last Jedi sulla roccia per collegarsi con la forza, stessa posizione, molto zen, occhi chiusi con le manine così, con questo fascio, no? Questo fascio pazzesco blu che praticamente è la connessione che lui ha con la forza per trasmettere questo segnale agli Jedi rimasti nella galassia. Lui cerca di prenderlo perché sta nel mando, cerca di prendere il piccolino, ma il piccolino è protetto da questa forza e viene scagliato via, per cui a un certo punto decide di prendere su armi e bagagli e dire aspettami qua, tu tanto non lo caga pare perché è immerso in questo mondo della forza, che io vado a vedere cosa succede, va giù, cerco di essere un po' veloce perché sennò peso un botto e non riesco a mandare Antonio, e, va giù, corre, a un certo punto pim 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 del gran savranate di blaster su una roccia, salta fuori questo qua incappucciato che ha le stesse armi che abbiamo visto alla fine del capitolo 9, per cui il mega gaffi stick e il fucilazzo Tusken, questo mantello nero, e vediamo che lui è Tamuera Morrison, per cui dovrebbe essere Boba Fett, uno più uno fa due, e lui chiede sei uno Jedi, e lui dice no, io non sono uno Jedi, ah ok, io voglio la tua armatura, ma no, io la mia armatura non te la do, no ma io voglio quell'altra armatura, ma tu sei un mandaloriano, e comincia a raccontargli un paio di cose, cominciamo a scoprire qualcosa di più di molto interessante, ed ha un carattere molto interessante questo Boba Fett, un po' nuovo se vogliamo da come lo conoscevamo, però c'è anche da dire un'altra cosa che magari ve la dico dopo se riesco ad avere un minutaggio sensato. Lui ci dice, ci butta lì due frasi fantastiche, che è una frase che dice suo padre nell'attacco dei cloni e una frase, è la seconda frase che dice Luke a Darth Vader, come mio padre prima di me, e lui dice cerco un modo onesto per farmi spazio nella galassia, adesso non ricordo nel dettaglio, però insomma questa bellissima citazione che colpisce al cuore noi fans. Molto bene, a quel punto però dice spacco la testa a tutti, il mando si ingasa, fa il fenomeno, in realtà dice oggi perché di sopra c'è Fennec Shand che cazza una blasterata in faccia al nanerottolo verde e te fai bene patacca, gli dice praticamente così, questo tradotto è questo, in realtà dice no, cazzo fai, allora fa vedere il super armone, i sibilanti, dicevo ciccio io ho sibilanti, sono cazziatici, allora Boba si calma, abbassiamo le armi e parliamo pacificamente, strano perché Boba era un figlio di puttana, per cui vediamo. Alla fine dice facciamo così, se tu mi dai l'armatura io ti proteggerò il bambino, facciamo gran balotta, eccetera eccetera, ok, in quel momento che succede, arriva questo trasporto inedito, non l'abbiamo mai visto nella galassia, però riconosciamo un po' le forme imperiali, immaginiamo che sia una sorta di precedente del trasporto che abbiamo visto del primo ordine in The Force Awakens, la forma lo ricorda ma è molto più imperiale, a me queste cose mi fanno sbrodolare di goduria, atterra uno e comincia la battaglia, in quel momento c'è una cosa che è un po' stona nella puntata, che non, in questa puntata per quanto sia memorabile per quel che mi riguarda ci sono un po' di cose come in tutte le altre puntate che sono un po' messe così, cioè c'è qualcosa che non torna, ma ormai anche questo è mandaloriano, dovete solo capire che valore volete dargli a queste cosine, se sono più importanti delle mega figate che vi sbattono sul piatto o meno. Vabbè, chiuso il discorso. Il mando corre lasciando lì il jetpack, perché si era mollato il jetpack, perché altrimenti poteva essere un'arma, per cui corre immediatamente dal piccolo per cercare di salvarlo. Mi sembra di sì. Mentre sì, Boba e Fenn cominciano ad andare verso questi due trasporti. Prima ne arriva uno, poi ne arriva un altro. Più tardi scende, si apre questo trasporto, escono una valanga di stormtrooper e qui si comincia a darsi delle gran slap e pacconi blasterati. Sono già 9 minuti, come si fa? Ok. Disastro, dai, un gran casino. Molto figo. Tutta questa scena del combattimento è una figata totale e ci sono diverse citazioni che non sono facili da cogliere, soprattutto perché il
regista, che lo scopriremo alla fine, ma ve lo devo spoilerare, è Robert Rodriguez. E ci sono due, tre scene, secondo me, una precisa, l'ho riconosciuta immediatamente, ma dovevo localizzarla, ed è un po' un timbro di fabbrica di Robert Rodriguez, che ho visto sia in El Mariachi, sia in Once Upon a Time in Messico, i due film che lo hanno reso poi quello che è oggi. E paro paro, per cui mi sono gasato l'inverosimile. Parliamo anche di un modo di raccontare tutto questo combattimento molto tamarro, e io lo amo, slow-mo, slap e pacconi molto violente, sguardi incazzati, riprese dal basso, scene rallenti di una violenza in una dita, Boba Fett è una furia totale con la faccia, e qui mi ha ricordato tantissimo Once Were Warriors e la sua furia, la furia di Temuera Morrison, che non vedevo da una vita, soprattutto nell'ambito Star Wars non l'abbiamo mai vista, per cui vedere un Boba Fett così vale già tutto l'episodio, annientando tutto quello che non funziona, che comunque c'è come sempre. Ok, per cui tanta roba, tantissima roba, tantissima roba. Si procede, intanto leggo un po'. Abbiamo visto prima, cosa importante, quando lui si siede sulla sfera, delle farfalle blu. Le farfalle blu non sono una novità, le abbiamo viste su Rebels, le abbiamo viste su Clone Wars, le abbiamo viste in Battlefront. È un animale, che è un insetto che c'è in tutta la galassia, lo rivediamo qui, molto interessante, non voglio spendere niente, eh? Perfetto, 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 quello l'ho detto, perfetto. Nel combattimento vediamo un nuovo Stormtrooper che ricorda molto l'Incinerator, ma con le fasce gialle, con i dettagli gialli, ed è l'addetto al mortaio, fighissimo. Non ricordo bene come si chiama il nome, ma avevo visto com'era il nome, ma avevo visto un cartonato con questa cosa, e c'è un nome preciso, per cui lo troverò, abbiate pazienza, nella solita mega analisi che faremo con Empira, probabilmente ci sarà nome, il cartonato, vedremo nel dettaglio ogni piccolo particolare. Molto figata, a un certo punto gran baracca, gran balotta, il mando cerca di andare a salvare Grogu, ma non ce la fa perché il campo di forza glielo impedisce, per cui dopo un po' che viene stordito pesantemente dal campo di forza, si addormenta, perde i sensi, mentre Boba e Fennec continuano a dare delle gran slappe a questi qua. In questo contesto gli Storm tirano fuori il solito cannonazzo incazzatissimo E-Web, che lo vediamo da una vita ormai nella saga, ci siamo affezionatissimi. Con questo E-Web tirano giù praticamente una roccia, la smontano, Fennec scende, la tira giù con i piedi, e qui abbiamo una citazione bellissima indiana Jones con la pietra rotolante che scende giù. In realtà ci sono tante cose da dire, ma forse una delle puntate più vuote per quello che riguarda un po' questo dettaglio. Il combattimento continua, arriva l'altro trasporto, e nel momento che arriva l'altro trasporto scopriamo praticamente che c'è, se non ricordo male, vabbè, non è in sequenza, c'è questo il Light Cruiser, la corvetta imperiale che abbiamo già vista in due episodi fa. Abbiate pazienza, ma sto cercando di ragionare un po' su tutta la puntata. Lo vediamo, e vediamo Gideon che fa sparare, dice vabbè, mandate giù i Dark Trooper. Purtroppo qui li chiama soldati oscuri, e secondo me è una roba, è forse la cosa che mi è piaciuta meno, grazie a Dio. Cioè, potevano chiamarli Dark Trooper, però evidentemente lo schema è sempre di chiamare tutti i soldati in italiano, per cui anche i soldati oscuri. Vabbè, non mi è piaciuto da morire, però vabbè, lo stesso. Fatto sta che appena escono ti dimentichi di sta cosa, perché sono di una figheria pazzesca. Sono i Dark Trooper, molto fighi, molto imperiali, molto Vader, con questi occhi rossi, neri. Ricordo molto anche K2SO, le articolazioni sono come quelle di K2SO, per cui il design torna sempre tutto, e si dirigono verso il megalite per rapire Grogu, Baby Yoda, che nel momento si era addormentato perché il fascione della forza era svanito. Intanto il mando era giù a dare forza. Succede che a un certo punto Boba vede la Razor Crest, va dentro, si prende il costume, non lo vediamo, si rimette l'armatura, in un momento, in uno stallo in cui vediamo il mando che difende Fennec Shand con tutti col Beskar, vediamo questa roba meravigliosa che è l'arrivo di Boba Fett con uno stile galattico che spacca il tour e tutto, cioè veramente allucinante, di una cattiveria, di uno stile della Madonna, spara come un pistone, cioè una roba fuori di, cioè 10 lode totale per me. Ok, vabbè, bene, andiamo oltre, facciamo i professionali. Una cosa importante che ho dimenticato di dire, vado un po' di palo in frasca, abbiate pazienza, quando il mando incontra i due, che ci sono tutti e tre che si mettono d'accordo per salvare Grogu insieme, via dicendo, ti diamo una mano, se tu mi dai l'armatura io ti aiuto, bla bla bla, vediamo anche che il mando dice, praticamente si capisce che gli dice, guarda, ma tu eri morta, si apre la pancia lei, e c'è tutto un discorso meccanico, un po' alla Darth Vader, un po' alla Grievous, un po' alla Luke, allo stomaco meccanico, perché Boba Fett
l'ha aiutata e gli ha sistemato un po' lo stomaco. Molto interessante. Si va avanti con tutto il discorso, Slap e Pacconi, arriva Boba Fett con l'armatura che ha preso dalla Razor Crest, insomma, scena memorabile su memorabile. È arrivato anche l'altro trasporto, ma per merito di Boba, del Mandaloriano e di Fennec Shand, riescono a liberarsi. Fennec Shand non sbaglia un colpo. Nota di merito secondo me per gli Storm, perché di tutte le volte che li abbiamo visti un po' sfigati, io qui non li ho poi visti tanto sfigati. Qualcuno si ostina a dire che sono sfigati, ma in realtà in questa puntata non ho visto tutta questa negatività. Vi dirò di più: c'è il capitano che ha il suo bel pauldron che è un rosso arancione, perché vi ricordate che a New Hope era arancioni, poi il primo ordine aveva rossi, per cui immagino che per loro fossero rossi mentre noi li vedevamo arancioni. È una cosa che probabilmente da qualche parte c'è scritta, ma mi informerò. Fa fare a uno Storm una cosa strana, che dice: ma no, vai di là. E lui dice: ma no, ma sono lì che mi aspettano, tu vai di là. Quando lo Storm si gira viene ucciso subito, e io ho pensato, ecco i soliti imbecilli. In realtà è il capitano che da bastardo gli ha detto: vediamo se sono lì. Per cui nel momento stesso in cui lo Storm viene ucciso, guarda dall'altra parte, se di qua c'è qualcuno tu vai dall'altra parte. Per cui c'è anche un po' di tattica che non mi aspettavo e mi sono piaciuti. Non sono così falesi come l'hanno fatto vedere le altre volte, secondo il mio modestissimo parere. Bene, se ne vanno, succede il finimondo, nello stesso momento arrivano i Dark Trooper, che ricorda tantissimo non Iron Man ma la Iron Legion, sono in quattro, uguali identici, cambiano per rallentare, vengono verso di, insomma, una bomba totale anche questa scena, si mettono ai quattro lati di questo megalite, prendono Grogu e scappano, per cui finalmente è successo quello che ci aspettavamo tutti, cioè Moff Gideon riesce a rapire il piccolo. In questo contesto, che cazzo sta succedendo, quando abbiamo scoperto questo, quando gli Storm se ne vanno e Boba Fett, in una scena totalmente figa in cui arriva in slow-mo, c'ha di nuovo il razzetto che aveva nella trilogia classica, non so più i razzetti strani che c'aveva Cobb Vanth, ma sono proprio i suoi razzi, quelli doppi, tra l'altro vorrei capire dove li ha presi, magari li aveva in saccoccia, non lo so, per cui è apparso così da nulla, ma va bene, tante di quelle cose che in realtà si potrebbe star qui un'ora a dire tutto quello che un po' non torna, ma con tutta l'altra roba come si fa? Bene. Spacca questi due trasporti che fuggono via, li distrugge, uno colpisce l'altro, cascano a terra e loro rimangono lì, tra virgolette, non contenti perché l'impero ha rapito Grogu, però intanto devono riorganizzarsi. In questo momento succede la tragedia per tutti noi, la tragedia. Un colpo arriva dall'alto e sbarababam, distruggono completamente la Razor Crest. Io non mi ricordo se queste cose sono infilate o meno, però direi proprio di no, perché dopo secondo me, boh, vabbè, non importa, distrugge completamente la Razor Crest. Il Mando ravana nella cenere e trova la picca, trova il pomello del piccolo, se la mette in tasca, e poi va da Boba e Fenn, che gli dicono: guarda, e lui dice: guarda, tieni, sì, Boba gli fa vedere con il bracciale, gli dice: guarda, questo è il mio codice a catena, e dimostra che questa armatura era di mio padre prima di me e mia successivamente da 25 anni. La sua da 25 anni e prima era di Django. Questa è una cosa che si sapeva più o meno in realtà, no? Perché lui l'ha riverniciata, e quella di Django riverniciata, casco e tutto il resto, anche la Sleeve One. La Sleeve One era tutto sul blu, ve lo ricordate? E lui la dipinge sul verde e il bordeaux. Questo è interessante perché dal bracciale vediamo tutti i geroglifici, che è un po' la lingua mandaloriana, e per merito dei ragazzi di Star Wars Libri e Comics, che saluto sempre, hanno tradotto completamente tutta questa cosa e parla anche della sua origine. Infatti non nel canone, qui svelano una gran cosa ed è anche una gran figata, perché danno molto più valore a Jango Fett, non è solo più il mercenario bastardo che abbiamo conosciuto nell'attacco dei cloni, ma c'ha un bel background. Innanzitutto lui non è detestato dai mandaloriani, ma lui è come Din Djarin, cioè è un trovatello, un fingling, per cui lui è stato preso dai mandaloriani ed è stato addestrato. Questa è una cosa che abbiamo scoperto da The Mandalorian, hanno aggiunto questa cosa, cioè il mandaloriano non è una razza ma è un credo, e Django non è mandaloriano perché è nato su Concord Down, e mi sembra che in questi geroglifici ci sia anche questa particolarità, e ha combattuto la guerra civile mandaloriana che è accaduta prima della battaglia di Yavin, molto prima, 42 anni prima e prima dell'attacco dei cloni, e è stata la prima guerra contro quella che poi è diventata la Death Watch, cioè contro i puristi mandaloriani.
Ok, c'è da capire che probabilmente lui stava con la Death Watch. Molto bene. Gli mostra questo, per cui dice, ok, allora se sei mandaloriano, tieni la tua armatura perché te la meriti, punto e basta. E lui dice, non basta così perché noi siamo in debito, per cui noi vogliamo aiutarti a prendere il piccolo. E così fanno questo mega team up. In questa cosa vorrei aprire una piccola parentesi molto importante, che è che noi abbiamo abbandonato Boba Fett, che era un bastardo, è un mercenario senza scrupoli, è un cattivo. Qui invece lo vediamo come onorevole, lo vediamo molto più come poteva essere un Rex, un clone redento, cioè è un bel personaggio. E qui ci torna anche un po', volendo, l'idea dello spin-off dedicato a lui. Però potrebbe essere tutta questa cosa una macchinazione sinistra per prendere la taglia di Grogu, per cui nel momento stesso in cui loro prendono Grogu, lo portano in un certo qual modo, oppure vanno dall'impero e uccidono il mandaloriano per prendere la taglia, non si sa, potrebbe essere, insomma non sono così tranquillo. In realtà il sottotesto non è questo, però diciamo che secondo me potrebbe anche accadere. A quel punto lì fanno team up tutti sulla Slave One, la Razor Crest addio, non c'è più, e vanno da Cara Dune su Nevarro per chiedere aiuto. Non vediamo più gli altri, vediamo solo il mandaloriano, va da Cara Dune. Cara Dune ci fa vedere una serie, adesso vi spiegherò anche perché, lui chiede un aiuto al, non mi ricordo il nome, al capo della banda del capitolo 6, avete presente, ve lo ricordate, quello con cui hanno fatto la puntata all'interno della prigione, che alla fine lo tradisce e via dicendo, perché va a chiedere l'aiuto, cioè in realtà va da Cara Dune perché dice deve aiutarmi, io devo liberare o andare a prendere questo detenuto. Gli dice, 50 anni, un disastro, sta lavorando nei campi di concentramenti, di lavoro forzato, scusatemi, e via dicendo, perché ci serve proprio lui. In realtà non glielo chiede, ma dice non posso farlo, io adesso lavoro per la Repubblica e voglio mantenere la regola. Poi lui gli dice, guarda, hanno preso il bambino, lei fa la faccia, come dire, per il bambino, faccio qualsiasi cosa, e qui cambia tutta l'atmosfera e si cambia scena. Questa cosa è interessante, qualcuno mi ha già chiesto, ma perché va a chiedere aiuto all'unico che l'ha tradito? Perché lui è l'unico con cui è in contatto che era un ex membro dell'impero, per cui probabilmente è quello che conosce meglio le mosse dell'impero, i nascondigli, le locazioni, le basi, i laboratori, vi dicendo. È abbastanza logica questa, sempre, questa cosa, e sta comunque nella semplicità della serie. È lunghissima questa puntata, ma abbiate pazienza. In questo contesto Cara Dune ci fa vedere una lista infinita di detenuti, e in questa lista di detenuti ci sono diverse sorprese che scopriremo poi in questo approfondimento. Sempre con l'aiuto degli amici di Libre Comics ho scoperto un paio di cose, tra cui un paio di nomi che sono apparsi nel libro Bloodline recentemente uscito, per cui è molto interessante, vedremo cosa succede. Si chiude la puntata con all'interno di questa Light Chrysler del nuovo impero, chiamiamolo come si deve chiamare, non so minimamente come si possa chiamare, comunque dell'impero, vediamo Gideon qui mega feels Vader, cioè lui che guarda fuori dallo Star Destroyer, da questo Light Chrysler, lui che cammina con i due Storm dietro, è tutto estremamente Vader. Io credo che loro vogliano farci identificare Gideon come una sorta di Vader, come molto simile a Vader anche come personaggio. Va dentro, si avvicina a una sala prigioni e si sentono delle urla, classico, non so se vi ricordate, Han Solo urla e fuori si va, quando nel primo sentiamo Han Solo che sta per urlare o la principessa Leia, vabbè, e via dicendo. Insomma, è un must anche questo. Entrano e c'è il piccolo Grogu che sta prendendo a slap e pacconi i due Storm che vogliono difenderlo con la forza, usando il lato oscuro. Gideon è molto soddisfatto, gli si avvicina, gli dice, però sei stanco, perché vi ricordate che Grogu ogni volta che usa la forza si devasta. Lo prende in giro, gli fa vedere la Darksaber e gli dice, te la ricordi questa? Grogu sembra avvicinare una manina, poi dopo lo fa spegnere, vi ricordate anche con le 11, con l'alone blu, lui sviene e poi dopo qui finisce la puntata in manette e vediamo cosa succederà la settimana prossima. Vi chiedo scusa per l'infinità di questa puntata, vi chiedo scusa per la mia dislessia, poco importa perché tanto alla fine tutto quello che volevo dire l'ho detto, credo. Bella a voi, ci vediamo la settimana prossima. Ciao ciao!